Che tempo di merda! Ma fratello mio, come si faceva a capire nel medioevo che tempo avrebbe fatto il giorno dopo? Le previsioni di meteo, come si facevano a vedere? Era importante capire se il giorno dopo avrebbe piovuto, ci sarebbe stato il sole, caldo, freddo, nevo, grandine. Sai, oggi è facile, tu vai sul sito, tu vai sull'app, con il telefonino, tu guardi il meteo in 2 minuti, oppure ti ascolti con l'unello Giuliace e non ci piglia mai. Ma nel medioevo era diverso. A Firenze, in quegli anni, si guardava il leone sopra la torre d'Arnolfo. Se tu guardi lassù in cima, se tu guardi me, come tu fai a capire? Guarda su, no? Se tu aguzzi la vista, tu noterai che lassù c'è un'asta segnavento, composta da una palla d'oro, dal giglio di Firenze e da un leone rampante. Ecco, la funzione di quella banderuola era, ma è ancora oggi, quella di indicare la direzione dei venti e quindi capire più o meno che tempo avrebbe fatto il giorno dopo, per esempio prevedere le perturbazioni che dipendono molto spesso dalla direzione dei venti. Ecco, tu puoi star sicuro e tranquillo, gliene vorrei dire a tutti questi pellegrini, che se il leone lassù guarda verso gli Uffizi e quindi verso l'Arno, poi sta sicuro e piove. Che ne so, alle 10:30 è spuntato il sole, ora dagli un par d'ore per una bussata d'acqua tutta la riorti. Bene, da lì detto, quando il leone piscia in Arno, o fa acqua o fa danno. Il nostro leone segnavento Giuliaci è stato restaurato più volte. Addirittura venne abbattuto da un fulmine nel 1488. Ecco, da poco tempo, dopo 700 anni di servizio impeccabile, il leone è stato sostituito da una copia. Se sei curioso, l'originale lo puoi trovare al primo piano di Palazzo Vecchio, proprio davanti all'ingresso del Salone del Cinquecento. Guarda come lei cavallo. No, il leone. Basta salutarlo, però fai il dischero, eccolo là. Ti fanno passare chi c'è la rete, però insomma. Ecco, lo sapevo, ti piace un'altra volta, che te l'ho detto io? Fammi vedendo, guarda, e guarda là, no, è la matematica, via allora, giù. E te ancora che tu guardi il meteo la sera alle 8:30 il colonnello. Tu ti metti lì dopo il TG 15 ore, guardi il meteo perché domani voglio andare a fare la giratina. Ma di che? Ma ci avessero preso una volta. La vuoi sapere qual è lei proprio la matematica delle matematiche? Il leone che guarda verso te, tu ti devi presentare, alzi la signoria e piantati a guardare il leone così. Ci ha fatto caso ora che il pellegrino medio mi va meno a giro con l'ombrello, la signora, la fiorentina, perché ora il pellegrino e il turista medio gli garba di più il preservativo, gli garba di più quella roba messa, i plasticoni, tutti. Wikipedia, addirittura Wikipedia. Ma storpia il nome, signora, costruire un impero, tu mi storpi il nome, po' fuori di testa. Dicevo del turista medio che mi va a giro il preservativo di tutti i colori, poi rosso, giallo, verde, arancione. No! Belli, siete, batti! Ma no, ragazzi, se no finisco più qui. Perché il pellegrino mi deve sta comodo, mi deve visitare Firenze senza nessuna bega in mezzo e un po' tenere l'ombrellino così. Il preservativo l'è più comodo effettivamente. Non ne fa più! Se capito, ta pisciola fatta tutta, basta! Buongiorno! Ciao, ciao, amici Pedro! A posto, basta. Ha visto? Ma... Comunque siamo belli. Ci ma di finire un video per bene. Senza la marina. Ti parrucchiere? Almeno io non ci vado? Per arrivare. Porca maiala, la gente le grulla, oh.